Hai capito che cosa sto facendo? Hai capito che brano sto suonando? Scrivilo nei commenti. Oggi voglio farti ascoltare un esercizio che poi in realtà, secondo me, se fatto in modo fantasioso, non diventa neanche un esercizio, ma è musica vera e propria, che personalmente mi aiuta molto per rinforzare sia il mio senso della struttura, sia come si può dire, la mia confidenza con il tema. Tra poco ne parliamo, ma intanto sigla. Se è la prima volta che capiti sul mio canale, voglio dirti che ogni settimana pubblico un nuovo video. Gli argomenti possono essere diversi, quindi non so, trascrizioni che sto facendo, dischi che sto ascoltando, esercizi di tecnica, esercizi di armonia, varie cose che sto testando, insomma, tutto ciò che può riguardare il mondo del sax e del jazz. Per cui, se come me hai la passione per questo, ti consiglio di iscriverti a questo canale. Allora, andiamo subito al punto. In cosa consiste quello che sto facendo oggi? È un esercizio che consiste nell'intervallare il tema all'improvvisazione, però non in modo schematico, cercando di cambiare continuamente questa cosa, cercando di quindi di non fare ad esempio per forza 8 e 8, 4 e 4, ma cercando di mischiare le carte il più possibile. Perché ti dico questo? Perché mentalmente il fatto di dover suonare solo il tema o di dover solo improvvisare ci pone come musicisti, come improvvisatori, ci pone in due ruoli diversi. In questo momento mi occupo del tema, in questo momento mi occupo dell'improvvisazione. Invece, quando le cose iniziano ad intersecarsi, la cosa si complica ed in effetti mi sono reso conto che è anche piuttosto facile sbagliare. I miei vlogs sono delle sessioni di pratica, sessioni di studio registrate che io condivido con gli altri, quindi se farò degli errori li lascerò. Lo so che molti mi scrivono chiamando le lezioni. A mio avviso non sono delle lezioni, sono degli spunti pratici, delle condivisioni di studio. Almeno questo credo siano. Metto un metronomo a 50, tanto per avere un riferimento, ed inizio. 1, 2, 1, 2. Solo.
Ho anche fatto degli errori, però secondo me è importante fare questa cosa perché ti mette in un altro stato mentale molto più facile, cioè non avrei avuto problemi, oltretutto questo non è neanche un brano difficile, non avrei avuto problemi a fare solo il tema e a fare solo l'improvvisazione, ma intersecare queste cose non è facile, quindi secondo me è una buona sfida, io credo. Fammi sapere che ne pensi, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!